La Castellana Uras esce sconfitta a testa alta nella nona giornata di andata del campionato di basket Serie C maschile nazionale. I ragazzi, guidati da Matteo Totaro, hanno perso ad Agropoli con il punteggio di 76 a 72 contro una formazione campana che con i suoi giocatori di calibro Visnic, Nobile e 13 hanno guidato una partita ben combattuta da entrambe le parti. Nonostante la buona vena dei giocatori biancazzurri, in modo particolare Liguori, Maggi e Ionicas, complice anche qualche errore di troppo nel corso della seconda parte di gara, hanno influito sul rendimento della squadra che comunque, nonostante tutto, ha giocato alla pari almeno fino a metà della seconda parte di gioco. Agropoli poi ha concluso con un distacco che poteva essere superiore se non fosse stato per l'ultima folata finale ad opera di Maggi e Falcone, che hanno cercato indubbiamente di riaprire la partita, ma non c'è stato nulla da fare. Adesso per gli uomini guidati da Matteo Totaro una settimana di intensi allenamenti in vista della sfida interna contro una delle squadre in ultima posizione, ossia la Castellammare di Stabia.